Gatto e siamo con Luca Picarella. Luca Picarella ha voluto, dopo tanto tempo, mi pare da ottobre-novembre, attuare un nuovo incontro, un nuovo meeting per fare il punto della situazione. Poi intervistiamo anche altri responsabili sull'ospedale Fucito. Dite, Luca Picarella, quale scopo ha l'incontro di stasera? Allora, per prima cosa ci tengo a precisare che insieme a me c'è un movimento che è il Comitato Pro Ospedale, un movimento delle associazioni di Mercato San Severino, che a denti stretti ma con tanta fermezza cerchiamo di difendere e soprattutto di far migliorare il nostro ospedale. Cioè, l'incontro di questa sera scaturisce perché ormai sono alcuni mesi, come hai tu detto, che siamo stati, diciamo, un po' fermi, ma la verità è che sono gli atti aziendali che si sono succeduti in questi mesi che hanno un po' confuso le idee delle persone. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare questo incontro mettendo insieme effettivamente le persone che devono interessarsi e avvicinarsi, ma soprattutto abbiamo ritenuto opportuno invitare anche i medici e i paramedici del nostro ospedale per far sì che ci possano dare un contributo e un'attenzione a queste problematiche che noi stiamo vivendo. Problematiche anche politiche, dato che ci sono i commissari, dato che ci sono stati anche gli pseudo interessamenti da parte di vertici istituzionali, anche se adesso abbiamo in questo incontro Gianni Giuliano, ex sindaco di Bracigliano, che invece ha voluto dare, a differenza degli altri, una mano maggiore. Allora, noi ci teniamo a precisare che le persone che ci accompagnano in questo percorso significa che vogliono bene effettivamente alla salute nostra, ma alla salute di tutti quanti, e questa è una cosa importantissima. La politica invece deve fare il suo ruolo, e noi possiamo dire con fermezza che intanto, nel momento in cui qualche cosa non si riesce a realizzare, c'è una colpa anche della politica, c'è l'indifferenza anche loro. Perciò è opportuno che anche loro si mettano a viso scoperto, ma soprattutto affermano con decisione che cosa vogliono fare, perché quando viene un atto aziendale fuori in una certa maniera è un atto politico. Abbiamo visto l'avvicendarsi in questi giorni, anzi in questi mesi, scusate, di Nicola Cantone, di altri commissari, di altri responsabili e vertici istituzionali. In che cosa consistono i nuovi atti aziendali e come è la situazione per il Fucito di San Severino, che ricordiamo presentava e presenta tutt'oggi, grazie all'amore e alla dedizione di altre persone come Giuseppe Saggesi, delle eccellenze quali ginecologia e una volta anche ortopedia, che erano appunto fiori all'occhiello del territorio. Noi intanto diciamo una cosa, guarda, è una cosa che è partita circa un anno fa, dove sono iniziati dei lavori ma adesso stanno ancora al palo, cioè significa che effettivamente è tutto un illusionismo di quello che si sta verificando. Noi chiediamo con fermezza ma con decisione che è opportuno invece che il pronto soccorso, i lavori che si stanno facendo devono essere subito riattivati perché sono fermi, come la stessa cosa nella parte del reparto dove prima c'era l'oncologia, lo stesso, sono fermi, probabilmente c'è qualche mancanza tecnica. Da quello che si è detto qualche settimana fa, doveva aprire la medicina legale, ma voi sapete che cosa porta la medicina legale, lo sappiamo tutti quanti noi. Vuole spiegarcelo meglio? Allora, la medicina legale può essere anche un punto importante di Salerno come punto attrezzato per quanto riguarda, diciamo, le autopsie, però a noi invece ci interessa che effettivamente ci siano una funzionalità vera dei reparti, dei padiglioni, che c'è una disfunzione totale dove i cittadini vivono la difficoltà, cioè l'utenza viene bistrattata e maltrattata. Proprio, proprio per quanto riguarda i cittadini, a dicembre, mi pare, o gennaio del 2015 c'è stata una fiaccolata. A questa fiaccolata non solo non hanno partecipato molti vertici istituzionali, tranne come al solito senatore Giuliano, ma anche la popolazione, benché si sia fatta molta pubblicità e i giornali quotidiani ne abbiano spesso parlato, sempre parlato. Come mai i cittadini anche non sono, diciamo, interessati, pare, tra virgolette, a questa realtà, quando invece sempre sui giornali, parlo per mia esperienza personale perché l'ho letto sulla pagina di Cava di un giornale per cui collaboro, per dire, Cava si è attivata, anche se il TAR dopo ha dato torto, diciamo, alla cittadinanza, ma almeno ha vissuto la partecipazione degli abitanti, dei residenti. Secondo lei perché questo non è stato possibile attuare a San Severino per il Fucito? Allora io...
per quanto riguarda quello che noi abbiamo fatto, per quanto riguarda la fiaccolata, credo che ci sia stato un ottimo risultato, una presenza partecipativa abbastanza numerosa, e su questo non ci sono dubbi, perché è stato un esempio lampante che le persone vogliono bene a questo ospedale. Invece, per quanto riguarda il risultato, poiché venivamo da un risultato che un mese prima era stato decretato, diciamo, una fermata di alcuni reparti, credo che le persone si sono movimentate, su questo non ci sono dubbi. Invece è stata la parte successiva dove non c'è stata un'attenzione, e questo è il danno, perché dove non c'è un'attenzione c'è uno sfinanziamento che porta a un risultato poi negativo. Per concludere, quali altre criticità volete voi del Comitato Spontaneo Profucito? E a questo proposito ricordiamo anche l'amico Giuseppe Saggese, che era al comando, diciamo, di questo comitato. Che cosa vi augurate? Altre criticità? Se ci sono invece delle buone notizie? Allora, con noi non ci sono comandanti, con noi ci sono persone semplici che si mettono disponibili per un risultato che sia efficiente per il bene di tutto il popolo, e questa è una cosa importantissima. Noi che cosa faremo? Stasera ci confrontiamo proprio su questo, per vedere, con la collaborazione di medici e rappresentanti sindacali, che cosa si può fare per ottenere, diciamo, un qualche cosa in più di quello che ci è stato dato. Farete un documento, qualche carta, firmerete? Allora, alla fine di questo incontro sicuramente ci sarà un documento che valuteremo tutti quanti insieme. Ok, intanto prima di lasciare la parola agli altri, a Raffaele, alla conduzione della regia, volevo soltanto dire che ci sono altre associazioni qui nel territorio che sono, diciamo, orgogliosamente al fianco dei diritti dei cittadini e degli operatori, personale medico, paramedico, infermieristico, OSS, eccetera, come il signor Tonino Napoli di Amici della Terra, e una nuova entry, una new entry, il dottor Gaetano Apostolico, che ha settembre 2016 ha visto nascere l'associazione Sodalizio Culturale Martinez, dal nome del generale Martinez Cabrera, che aveva anche un ministro del MIUR, della pubblica istruzione, di San Severino, che poi è andato a Roma. Grazie.